Dopo aver mangiato la torta a Linz, torno di qua, per Valmenera. Avanti, per cui io devo andare giù, girare a sinistra e poi di nuovo a sinistra, se non sbaglio. Allora, qua dovrei girare a sinistra, se non erro. Controllo prima. Allora, questa è quella che ci porta appunto lì, la capannina dei cimbri. E si risale verso il Candaglia. Guardate che colpo d'occhio. Questo ultimo pezzo è una bella salitona. Ma siamo quasi arrivati. Siamo qua nel bivio. La casetta cimbra ricostruita, andiamo sulla destra così potrò esplorarlo con più sicurezza e calma. Anche qui dovrebbe esserci un sentiero che non ho mai esplorato. Allora devo dire che qua in Pian Cansiglio copertura keine, nada, niet, copertura cellulare. Ricordatevi che se siete da queste parti l'unico punto acqua è o la Crosetta, o il Pian Cansiglio, o Pian Osteria, o Valmenera, Pian Rosada, cioè la stradina a sinistra lì della casetta dei cimbri, Sant'Anna. A meno che non troviate qualcuno delle malghe. Qua in Candaglia non ce n'è, c'è tutto l'ambaradan di quella caserma, ma nada acqua. 17-17. Quasi al party del Zambul e anche del motore alpino, il Col Piova. Perché è lunga, e qua è lunga, lunga. Oh, ecco il Piova. Ah, questo è l'altro sentiero, quello che abbiamo provato a risalire. Eccolo qua, il sentiero che abbiamo preso prima, quello del Col Piova. Adesso qua la salita è più fattibile, ma per i primi 4 km è un massacro. È più o meno come la Venezia dei Neri. Siamo sulla strada di Candaglia, adesso ci vogliono altri 2 km di salita e di fatica. ...17:48... non male, visto che siamo partiti un'ora fa. Di nuovo sbarra. Sono stanco. 700 metri. No, forse meno di 700. Ora 150 metri.
Ciao. Collezione. Che meraviglia, quasi quasi sarebbe da fare un altro giro, ma cavolo, ne ho fatte tante oggi. Per fortuna non c'è stato temporale, sembrava quasi che venisse chissà cosa, invece non è venuto niente. Belli. Raggiungiamo 981, anzi qua a Masonil Vecio raggiungiamo il 982 e lì davanti al 982 abbiamo la scorciatoia. Dovremmo esserci quasi. Ci sono altri 2 chilometri, ecco qua, e poi qua ricomincia a salire fino a, appunto, all'incrocio con la strada per Val di Lama, mezzo monte. Noi invece prendiamo qua davanti al 982, quella strada lì, è una scorciatoia. Piano piano qua, non si vede in mezzo all'erba e ci sono rocce. Se pianti la ruota su una roccia sei fregato, guarda quella lì. Questa è la pericolosità di questa strada, però taglia tanto. Bisogna essere pronti anche a saltare le rocce, se non tronchi o altre cose come le canaline. Piano. È pericoloso sto posto. Ecco, qua c'è il sentiero del Figariol. Ok, siamo arrivati qua a Val di Lama, sopra Val di Lama, e adesso andiamo giù, avanti, tranquilli. Perché non ho ancora cambiato le pastiglie del freno davanti, eh. Occhio al cervo. Bellezza, occhio sole contro, che insidioso, piano. Scivoloso qua, il muschio è cresciuto di più, bisogna stare attenti, bisogna rallentare un pelino perché la strada, come ho potuto notare salendo, è piena di muschio, soprattutto il centro. Muschio uguale scivolo.
le luci, piano qua. Bon. Luci accese, piano, piano, che qua c'è ghiaino e muschio, c'è una bella combinazione. Qui c'è poca visibilità, piano, e qua c'è una brutta curva e ghiaino. Piano, vai, senti che anche qua roveto, ogni volta, stavolta sono riuscito a... Piano qui, è un punto cieco, anche questo, piano, occhio al muschio, qua anche ghiaino, qua vado piano. Fatto un po' di più, piano, vai, tranquillo, vai, evitare qua sotto, c'è molto sporco, pietre, rami, foglie, molto bagnati, in decomposizione, scivolosissimo, è buio anche. Provando con la sinistra, perché la destra ormai è spompa, ha centrato quello che non volevo. Con la destra che mi fa male il ginocchio, faccio fatica a stare in posizione. Salto male oggi, è un pochi dei giorni che faccio tu male. Piano. Qua c'è la curva assassina, attenzione, qua piano, tutto a sinistra. Piano, perché sennò andate giù. Ecco, già meglio. Ottimo. Bene. Perfetto. Piano. Sto di mano con la gamba sinistra, ma comincia a farmi male il ginocchio e anche il muscolo. Buono. Abbiamo finito. 3 ore ho dormito, ho dovuto chiamare 2 volte i carabinieri, una volta a mezzanotte, l'una, un'altra volta 5 di mattina, che hanno fatto il disastro lì del Papillon. Non so, sembra che ci sia una banda di assatanati. Neanche i Lanzichenecchi hanno fatto tanti danni come sta gente qua. Mi dispiace dirlo, ma sta gente qua è maledetta. Veramente, io non li sopporto. Li odio, li detesto. E se dovessi mandarglieli anche ogni mezz'ora, glieli mando ogni mezz'ora ai carabinieri. Brutta gente. Parlo del Papillon, a Roveredo in piano.